natura, sole, mare, monti. Rendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni. In comode rate. Barbie, la GT è fondamentale per il turismo urbano, parliamone. Il sindaco di Marciano intende affrontare il tema prima di decidere quale sarà il comune capofila. Ad una sola società, i servizi marittimi dell'arcipelago, è la richiesta emersa dalla FILT CGL di Livorno dopo un incontro a Giglio Isola. Elba, inizia la grande stagione dello sport outdoor. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio le manifestazioni che aprono di fatto la stagione estiva. Brevi dall'Elba, Alessio Gambini e Francesco Bettini premiati alla giornata dello sport a Portoferraio. A Cavo, una nuova biblioteca nel ricordo di Mara Verri. Il 28 aprile a San Giovanni, il primo memorial Vincenzo Vozza. All'Istituto Tecnico Cervoni si progetta in classe turismo per disabili. Buonasera cari telespettatori, benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Elba Press. Queste sono le notizie di oggi che si aprono con la cronaca e si parla di grande traversata elbana. Ricorderete che nei giorni scorsi c'è stato un workshop che parlava appunto della GTE e dove il comune di Rio, tramite l'assessore preposto, si era proposto come comune capofila con un invio di alcuna documentazione alla regione toscana. Interviene sull'argomento anche il sindaco di Marciana, Simone Barbi, che dice la GT è un valore assoluto per il turismo outdoor dell'isola d'Elba, però prima di decidere chi sarà comune capofila, parliamone, vediamo. La grande traversata elbana, un percorso di sentieri che vanno da Cavo a Pomonte, è divenuto in breve tempo famoso grazie a imprese sportive ed attenzione crescente dei media, tanto da entrare nell'immaginario collettivo come qualcosa che sta a metà tra un'impresa sportiva e un vero e proprio pellegrinaggio. Durante l'ultimo workshop sulla GTE, svoltosi a Cavo, il comune di Rio, attraversato per tutta la sua estensione da sentieri della grande traversata elbana, ha dichiarato la propria intenzione di fare la sua parte per una ulteriore valorizzazione. È stata infatti l'assessore all'ambiente Costanza Cignoni in questa occasione a proporsi come comune capofila nella richiesta alla Regione Toscana per il riconoscimento ufficiale della GTE come cammino, un vero e proprio cammino dell'Elba. Sull'argomento è intervenuto il sindaco di Marciana Simone Barbi che prima di affrontare il tema del comune capofila chiede ai colleghi sindaci di discuterne ad un tavolo per affrontare l'argomento. La GTE è ormai diventato un tema fondamentale per lo sviluppo turistico dell'isola d'Elba. Credo che su tale tema la competenza sia una competenza trasversale, comprensoriale più correttamente, visto che è un percorso che attraversa quasi tutti i comuni e che nasce, parte da un estremo all'altro e può essere percorsa in tutte e due le direzioni, sia dal versante orientale verso quello occidentale o viceversa. È un tema su cui lavorare per sviluppare tutto quel turismo sportivo, quel turismo outdoor e pertanto ritengo che bisogna sedersi come sindaci tutti a un tavolo per affrontare tale tema. Ho letto dalla stampa che Rio si è candidato, si candida, non ho ben capito, a capofila. Io direi di confrontarsi tutti insieme perché credo che l'unione fa la forza e su questo tema bisogna essere compatti. Più compatti siamo e più risultati possiamo ottenere. Il risultato che sta ottenendo a livello di visibilità bisogna dire che è sorprendente. Un percorso, ha concluso il sindaco di Marciana, che si può percorrere a tappe per gli amatori che possono sostare nei punti previsti. Il percorso ottimale si fa in 3 giorni, una meraviglia per gli amanti di questo tipo di turismo.
Adesso parliamo di trasporti marittimi. Si è tenuta una riunione all'Isola del Giglio del sindacato FILT CGIL di Livorno, che chiede che i servizi marittimi per l'arcipelago toscano siano affidati soltanto ad una società. Siano affidati ad una sola società i servizi marittimi dell'arcipelago toscano. La FILT CGIL interviene così sul bando di gara per il trasporto marittimo nelle nostre isole che dovrebbe essere affidato col servizio nel 2025, dopo un confronto tra una delegazione del sindacato dei lavoratori dipendenti Toremar il 20 aprile scorso, insieme al sindaco e all'assessore ai trasporti del comune dell'Isola del Giglio. Al termine del dibattito, dice Giuseppe Gucciardini della FILT CGIL Livorno, con soddisfazione i nostri delegati sindacali hanno preso atto della convergenza delle parti a sostegno del bando di gara unico, che nel suo insieme deve conferire ad una sola società di navigazione la gestione dei servizi marittimi con l'arcipelago toscano. Considerano questo un mandato indispensabile per salvaguardare l'occupazione dei lavoratori e migliorare i servizi di continuità territoriale. Stato, Regione, Toscana e la società che svolgerà i collegamenti marittimi in convenzione, continua il sindacalista, dovranno elaborare adeguati programmi di ammodernamento dei vettori nautici anche con la costruzione di nuove navi, con l'obiettivo di velocizzare le traversate dei traghetti da e per l'arcipelago toscano e l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e automezzi nella massima sicurezza. Il confronto con le autorità cittadine del comune di Giglio Isola, a Termina Gucciardi, ha rispecchiato i precedenti incontri con i sindaci dei comuni dell'Isola d'Elba. I delegati sindacali di bordo e la FILT CGIL, confortati dalla volontà unanime di intenti, esprimono la più ampia soddisfazione. Auspicano che nel programmato prossimo appuntamento con l'assessore a trasporti della Regione Toscana possano ottenere risposte positive al riguardo. Bene, si avvicina a grandi passi il ponte del 25 aprile e del 1 maggio e l'Isola d'Elba di fatto apre le porte alla stagione estiva, anche se il tempo meteorologico per il momento non è fra i migliori, ma ci sono tantissimi gli appuntamenti per gli appassionati degli sport all'aria aperta che si svolgeranno proprio in questi giorni sul territorio. Si parla di mare, ma si parla anche di montagna, si parla di mountain bike, si parla di trekking, insomma di tanti eventi. Abbiamo fatto un riassunto di quello che i turisti, ma anche gli albani, possono praticare o andare a vedere in questi giorni. Inizia fra qualche giorno, fra triathlon e vela, dal kayak alle bike e alla maratona, la stagione albana dello sport outdoor che tra aprile e maggio porterà sull'isola centinaia tra atleti, accompagnatori e famiglie al seguito. Il programma si fa particolarmente denso nel ponte del 25 aprile con manifestazioni sportive su tutti i versanti, sia a terra che a mare. Dal 24 al 28 aprile Marciana Marina ospiterà lo Sky Festival organizzato dalla Proloco e dalla Sea Kayak Italy, che riunisce appassionati di kayak da tutta Italia e dal mondo. Una manifestazione che per i 5 giorni vede attività legate al kayak da mare, tra cui anche tecniche di salvataggio e basi per l'attrezzatura specifica per praticare lo sport in sicurezza e poi uscite in mare verso est e verso ovest, oltre ad eventi, trasporto e ambiente, alla scoperta di specie marittime locali e sensibilizzazione all'impatto della plastica sul mondo marino. Restando sul mare, il Golfo di Marina di Campo, dal 25 al 28 aprile, ospiterà una delle tappe, la terza, del circuito italiano Ilka Italia Cup, con oltre 350 imbarcazioni, uno degli eventi più importanti della classe Ilka sul territorio italiano. L'organizzazione del Club del Mare della frazione Campese stima che la manifestazione porterà all'Elba circa 500 tra velisti e accompagnatori provenienti da tutta Italia, che soggiorneranno sul nostro territorio, commentano e gareggeranno nel nostro mare, potendo apprezzare le meraviglie della nostra isola. La partecipazione di molti giovani alla regata contribuirà a dare risalto alla manifestazione sui social, con un feedback importante per l'isola. Il 28 aprile è invece la giornata dei campionati italiani di Triathlon Cross a Capoliveri, organizzato dalla Spartacus Events. Torna la prima tappa nazionale dell'Iron Tour Triathlon Cross con una prova di cross country a pareti valida per i campionati italiani.
Il 5 maggio è il turno della maratona dell'Isola d'Elba, curata dalla SD Elba Runner, con il patrocinio, tra gli altri, della Regione Toscana. Vede il quartier generale a Marina di Campo e si snoderà lungo la Costa del Sole, nell'anello occidentale, in percorsi previsti tenendo conto delle diverse esigenze dei partecipanti. E ancora, il 4 e 5 maggio alla Cona, la gara di e-bike per il circuito di Enduro Series con il campionato italiano, organizzata dalla Proloco locale con la SD Lacona. La gara prevede prove speciali con partenze dal Moleto della frazione capoliverese. Molti eventi sportivi in questo inizio di stagione che confermano tra le varie attrattive dell'Isola d'Elba anche la sua vocazione tra outdoor e natura. Dobbiamo impegnarci per creare i presupposti per incrementare la fruibilità dell'Elba attraverso molte attrazioni anche ad aprile e a maggio, commenta Niccolo Cenzi, coordinatore della gestione associata per il turismo, e questo si fa creando eventi sportivi nelle stagioni spalla, e i numeri di chi partecipa a questi eventi sono rilevanti per il turismo. Sono anche tanti giovani che partecipano a queste manifestazioni, considera il coordinatore della GAT. Lo sport e l'outdoor fanno arrivare gente anche nelle stagioni cosiddette più difficili. La nostra intenzione è continuare su questa strada che fino ad ora ci ha dato degli ottimi risultati. Gli eventi toccano diversi comuni in tutti i versanti urbani e questo è un punto a favore per la promozione dell'Elba nella sua globalità. Un'ottima preparazione alla stagione estiva, continua Cenzi, per la quale attualmente il trend è positivo, pur con piccole oscillazioni che fanno parte del contesto internazionale, continueremo a mantenere questo andamento. Il 2023 è andato bene, per quanto riguarda l'incasso del contributo di sbarco, pur con una leggera flessione, è stato pienamente in linea con gli anni scorsi. Il trend dimostra che l'Isola d'Elba è sempre attrattiva. Ora tutti insieme dobbiamo creare le condizioni giuste sia per la stagione che nei periodi al di fuori, perché si possa arrivare ad una fruizione a 360 gradi, e siamo sulla strada giusta perché abbiamo manifestazioni programmate anche per la seconda parte di stagione dopo l'estate. E adesso ci sono le brevi dall'Isola d'Elba. Alessio Gambini e Francesco Bettini premiati alla giornata dello sport dell'Isis Foresi. Un riconoscimento non solo sportivo per due giovani albani che attraverso lo sport riescono da sempre con iniziative collegate ad aiutare altri isolani meno fortunati. È stato premiato anche Patrizio Bolano, presidente degli arcieri albani della SD Grande Falco. Sono stati 25 gli studenti del Foresi premiati alla cerimonia che si sono distinti nello sport. Da martedì 23 aprile, grazie all'iniziativa del Sir Optimist Club dell'Isola d'Elba, la scuola dell'infanzia comunale, circonvallazione Faleria, del Cavo, ha una biblioteca. L'iniziativa assume ancor più valore in quanto la struttura, inaugurata alla presenza del presidente del consiglio comunale di Rio, dottoressa Valeria Barbagli, della presidente di Sir Optimist Elba, Rossella Fascetti, e della past president Roberta Antico, è stata dedicata alla memoria di Mara Verri, prematuramente scomparsa e particolarmente legata al mondo dell'infanzia. Domenica 28 aprile, presso gli impianti sportivi di San Giovanni, si terrà il primo Memorial Vincenzo Vozza, con tornei di rugby, pallavolo e padel, ballo con la scuola, vivo ASD. È previsto inoltre un tuffo in mare degli argonauti e degli elefanti del mare. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. L'organizzazione è curata dagli amici del Gigante Buono, scomparso prematuramente la notte di Natale dello scorso anno. Il 16 aprile, nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Cerboni, le classi terza, quarta e quinta turismo, nell'ambito del PCTO, hanno incontrato il direttore dell'aeroporto di La Pila, dottor Gianluca Eletti. Nell'occasione, le studentesse e gli studenti della classe quinta tour hanno presentato il proprio progetto sul turismo per disabili, mentre la classe quarta tour ha presentato il proprio itinerario di una mini crociera intorno all'Isola d'Elba che si svolgerà nel mese di maggio. Bene, con questo è tutto. Vi auguriamo un buon lunghissimo weekend, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e grazie naturalmente per essere stati con noi.